Le etichette hanno un ruolo importantissimo, sono d'accordo con te che non sono soltanto le etichette, perché non è che io tutti presenti che si presentano, come si chiama tu? Michela, sono eterosessuale, non è detta. Ed è mai mi sono detto, ciao, sono, io sono transgender, no. Però c'è bisogno proprio di oggi più che mai di affermare la propria identità, perché le identità sono importanti, credo che dobbiamo oggi più che mai dobbiamo dire quello che siamo, perché anch'io sono quello che diceva, vabbè, è importante essere liberi di amare, non che siamo al di là delle etichette, ed è bello, non è vero, è una cosa giusta, ma le etichette è importante, perché che mi frega se io amo Giovanna, mi chiamo Anna e amo Giovanna e amo, e quella è la battaglia più importante, così come senza dire, però proprio per questo senso di, è importante oggi dichiarare il proprio senso di appartenenza, ed è importante perché è quello che stiamo subendo, perché è un problema che anche se ci permette di dire di non riconoscere una famiglia e di riconoscere solo una famiglia formata da una coppia eterosessuale grande, perché noi abbiamo fatto passi proprio da quella volta, da quel 1969, quando in quel bar, che cosa è successo? Che alcune persone andavano lì perché c'era questo senso, no, di appartenenza, perché tutti si ritrovavano un'identità e una voglia di libertà che magari al di là di quel bar non c'era, perché era impossibile baciarsi, perché era impossibile abbracciarsi. Beh, quei passi sono stati fatti, perché fino a qualche anno fa era impossibile questo, ed era anche impossibile pensare a un matrimonio, perché se ci pensate il matrimonio è un'opportunità, è un diritto, ma è un'opportunità di creare una famiglia, e questa opportunità devono averla tutte le persone, perché io non posso continuare ad avere sulla mia pelle un marchio, una stigma che è quella della vergogna. La vergogna perché? La vergogna di cosa? Di amare in maniera non diversa, in maniera differente, perché le diversità, anche la parola diversità alla fine è un peso, è qualcosa che usa chi proprio usa, chi dice che è aperto. Molte volte se ci pensi sono diversi, ma diversi da cosa? Diversi. Io posso accettare la parola differente, differenza che è il patrimonio, che è il patrimonio di persone. La diversità ancora lontana, ancora crea barriere, no? Crea discrepanze, che non è nel contesto, è proprio negli anni che viviamo, perché se pensate sono 50 anni fa, che non sono tanti ragazzi, sono 50 anni fa succedeva questo, succedeva.